Oggi sono un po' particolarmente commossa per due motivi, perché qui c'è un collega, io faccio parte anche del comitato scientifico, i quali mi hanno fatta, adesso ve lo confesso con te, i quali mi hanno sempre fatta paura perché parlano un linguaggio da intellettuale difficile tra di loro, hanno un modo tra i professori. Il comitato scientifico è formato dal ministro della pubblica istruzione Fioroni per studiare il metodo giusto per l'educazione del futuro dell'Italia in chiave interculturale. E la prima volta in vita mia con questi professoroni che mi sono messa a soggezione, non capivo più il loro dialogo e io penso, ho fatto brutta figura, spero di recuperare stasera. Però sono particolarmente commossa con questo professore che sta da quella parte. Allora, vorrei iniziare il nostro incontro prima di presentarmi con uno è un racconto etiope, perché i due paesi, Eritrea e Etiopia, sono sempre in guerra. Io nelle mie attività cerco di trasmettere invece la cultura dei due paesi perché hanno molte cose da dire al mondo. E anche un gesto piccolo di pace, un germe, spero che crescerà, con un racconto che viene dall'Etiopia e con una poesia orale, Aulò, che poi dirò fra pochi minuti cosa vuol dire, una poesia cantata che esprime l'anima. Io faccio attività interculturali nelle scuole e ai ragazzi chiedo spesso: per essere più felici di quello che siete, cosa vorreste avere? Li chiedo. E il 90% mi dicono una moto, una piscina, andare, viaggiare, insomma, tanti sogni legati ai soldi. E i bambini in Eritrea ho chiesto cosa vorreste avere per essere più felici di quello che siete? E loro mi hanno risposto: andare a scuola. E quello che hanno imparato gli eritrei nasce anche da questa canzone molto popolare. La traduzione è deludente, però prima vi reciterò la poesia cantata Aulò in tigrino e poi la traduzione, accontentatevi, a meno che c'è qualche volontario che mi aiuterà in futuro a fare in rima in italiano, meglio. Allora, questa Aulò dice: ماي دوي هارم بجكا دمنا تقا دلو بجكا تعنا أحواتنا عيم سلكم قوانا أبي تراخيبنا خيتو بلونا أدامن هوان من فترتنا عشايونا عالم زعمنا عشايونا عالم زعمنا أبزا عالم منالو نباري لو ما أدامنا تصبح تصبري تسكر ولودا يبلع ولادي ዘይንፃወት ዘይንፋቅር ኣብ ዓለም ከለና ፃውቲ ዶይ ሓይሽን ካብ ፅሞና ኣብዛ ዓለም መናሎ ነባሪ ሕነ ንሞት እንከለካ ፍቅሪ ሎማ ኣዳሚና ፅባሕ ፀብሪ ሎማ ኣዳሚና ፅባሕ ፀብሪ ላ ፒዮጃ ኤ ፊልያ ደሌ ኑቮለ ላ ጆያ ደላ ሳሉቴ ኖይ ፊልይ ዲ ኣዳሞ ኤቫ ሲያሞ ፍራቴሊ ሴንሳ ዱቢዮ ኡን ኢንጄኑዎ ሲ ፊዳ ታንቶ ደላ ቪታ. Chi di noi vive in eterno? Oggi siamo carne e ossa, domani il fango della terra. Che Dio solo anticipi i nostri funerali a quella dei nostri figli. Col divertimento e amore in vita annulliamo la solitudine umana. Amarsi in vita è l'antidoto della morte. L'amore in vita cancella la fragilità umana. Qui è una storia del caffè che viene dall'Etiopia. Lo sapete il caffè, il nome da dove viene? Dove è stato trovato? Allora, vi dico allora un breve racconto del caffè, perché il caffè, il nome stesso, ha avuto nel 1600, è stato scoperto dagli arabi, dall'impero ottomano, in Etiopia, dalla regione che si chiama Kaffa. Da qui ha preso il nome del caffè. La prima città in Europa
che ha sviluppato, diciamo, il costume di bere caffè è stata Napoli. Da Napoli si è sviluppato in tutta Europa. Ecco la storia del caffè secondo gli etiopi. Un giorno, tanto tempo fa, all'epoca in cui Dio camminava ancora per la terra, egli chiamò un uomo e gli disse: vieni, ti dirò in che giorno morirai. Ma l'uomo rispose: io non morrò mai, perché dovrei morire? Voglio restare vivo per sempre come te. Come potresti restare vivo e non morire? Disse Dio. Vieni, ascolta da me, il giorno della tua morte ti farò morire dopo che avrai visto i tuoi nipoti fino alla quinta generazione. Vivrai per 300 anni, però quando avrai visto 5 generazioni di nipoti dovrai morire. Come vedi, rimanderò la tua morte per molto tempo, rispose l'uomo. No, non voglio morire per nulla. Io sono tuo figlio, voglio rimanere vivo insieme a te. Allora vacca disse: poiché tu ti rifiuti di accettare la mia decisione, scompari dalla mia vista, morirai oggi. A queste parole l'uomo montò sul suo cavallo e corse via. Correva veloce quanto poteva, andò dal luogo dove sorge il sole fino a quello dove tramonta. A sera, verso il tramonto, raggiunse un luogo dove alcune persone avevano scavato una tomba, presso la quale sedevano. Quando videro il cavaliere in arrivo, si dissero: guarda, eccolo! L'uomo arrestò il suo cavallo, chiese loro: perché avete scavato questa tomba? Non sappiamo, dissero, ma pensiamo che sia per te. Stamane Dio è venuto qui e ci ha detto: scavate una tomba per qualcuno, che per un uomo che si è rifiutato di accettare la mia decisione. E questo è ciò che Dio ci ha detto di fare. Oh Dio, esclamò l'uomo, allora è vero quel che si dice. Anche se parti la mattina presto, non puoi sfuggire a Dio. Smontò da cavallo e morì subito, ed essi lo seppellirono. Dopo 5 giorni, Dio si ricordò di nuovo di quell'uomo. Andò nel posto dove viveva quella gente. Gli dissero: oh, vacca, è accaduto tutto come hai detto. L'uomo è passato da di qui e morto immediatamente. L'abbiamo seppellito come ci hai detto di fare. Portatemi alla tomba, disse Dio. Quando Dio vide l'uomo giacere nella tomba, sgorgarono lacrime dai suoi occhi. Esse caddero sul cadavere di quell'uomo e meraviglia. Nello stesso istante, una pianta di caffè germogliò nel punto in cui erano cadute le lacrime. È così che il caffè precede tutte le altre cose. È così che viene preparato per primo in tutti i rituali. Il caffè è la nostra grande medicina. Fu benedetto da Dio fra tutti gli alberi, benedetto dalle sue lacrime. Tutte le piante crescono per la pioggia, ma la pianta del caffè è germogliata dalle lacrime di Dio. Grazie. E ho preso caffè perché è metafora per eccellenza di intercultura, che è venuta dall'altro, attecchita talmente qua che non ci sembra neanche che è venuta dall'altro, però alla quale non diciamo di colore, no? Invece a me sì. È vero? C'è qualcuno che dice che non è vero? Si dice in Italia di colore. Vogliamo riflettere perché le parole sono pietre. Perché si dice di colore? Io ho fatto ricerca a Roma, vivo a Roma da 10 anni. E mi hanno detto, come a un vecchio, non si dice vecchio, ma si dice anziano per non offenderlo. Così abbiamo paura di offendervi se diciamo nero. Poi
spiegatemi voi, il paradosso del paradosso, tutta l'estate la maggioranza degli italiani, soprattutto delle italiane, si stendono al sole mettendo tanta crema per assomigliarmi più possibile. Come lo spiegate questo paradosso? Allora, o sono bella o sono brutta. Decidiamo stasera. Grazie. Ha una lunga storia questa storia. Io sto raccogliendo le fiabe dell'Eritrea per pubblicarle e leggendo sono capitata su un libro di a cura di Paul Rodin, prefazione di Italo Calvino. Sono capitata a questa introduzione che dice così. Non solo, nelle mille e una notte il nero, torniamo ancora indietro dai greci, non so se vi ricordate, nella storia di Esopo, l'etiope, per gli greci l'etiope voleva dire l'africano, nero, lontano, insomma, straniero, barbaro, questo voleva dire. Nella storia di Etiope di Esopo dice così, una favola, o una storia, una leggenda, non saprei come dirla, lascio a voi dirmi cosa sia. Un greco ricco ha comprato uno schiavo che era nero e lui pensava che per maltrattamento era diventato nero, non aveva mai visto uno nero. Ha detto Esopo che ha lavato con tutti i profumi che esistevano nel regno, ma questo non cambiava mai. Allora la morale di Esopo è che le cose naturali non cambiano, bisogna accettarle come sono. E nelle mille e una notte gli schiavi sono neri e bianchi. Dopo c'è una degenerazione, nelle fiabe della raccolta dei Grimm, il nero e l'ebreo sono figure negative. Quindi vedete la storia non va sempre in miglioramento, ma va, scende e sale, che poi ha creato il mostro di Hitler. Quindi stiamo attenti nelle parole, nei racconti ai bambini, le parole sono pietre. E qui Paul Rodin dice nell'intervista introduzione così. Molte persone, per ogni altro verso spregiudicate, trovarono difficile credere che tra tutti i popoli autoctoni, i negri, posseggano una letteratura orale di un certo valore artistico paragonabile sotto molti aspetti ai nostri racconti popolari. Il nostro africanista tedesco, Karl Meinhof, riferisce, per esempio, che quando nel 1888 fu pubblicata in Germania una raccolta di fiabe popolari del Camerun, parecchi bianchi che erano vissuti per molti anni in quotidiano contatto con gli indigeni levarono veementi, indignate proteste, insistendo che nessun negro avrebbe potuto mai comporle. Quindi ecco dov'è l'origine di questo, diciamo, termine di colore che si contrasta anche con il gusto di moda di adesso di abbronzatura. I bambini poi non dicono di colore, i bambini mi dicono marroncino, color cioccolato, Nutella, poi verso Terni, nelle campagne terra bagnata, color cuoio, eccetera. Ma non dicono di colore, sono i grandi a rovinarli. Ultimamente anche i bambini cominciano a dire di colore, ma 7 anni fa non lo usavano. Allora io, che ho imparato un po', sono incallita da questi termini di pregiudizio, ormai ho fatto abitudine, prendo in giro questo termine di colore e faccio la campagna a voi di non usarlo più, perché è un eufemismo. Con una poesia che mi autolodo, visto che gli altri hanno paura a dirmi nera, dicendo so bella nera. In romanesco poi da 10 anni che vivo a Roma, è giusto a questa Roma nostra dedicarle una cosa bella. So bella nera. Lavoro nero. Giornata nera. Gatto nero.
grandi colore. Visto il nero non è bello, non t'offende meglio dette de colò. Ma quale offesa, ve dico io che so bella nera. A dire il vero, nera nera non so, ma color coio de cioccolato. Ero solo a Bissina, so Franco Eritrea de Roma, e mi chiamo Rebka. Si nuve basta, ditemi nera, perché so bella così. Adesso però vorrei portarvi un po' indietro con il colonialismo italiano, che è un altro tabù. Tanti giovani nelle università, quando studiavo, mi dicevano: da dove vieni? E all'epoca mi sentivo tutta Eritrea, dicevo Eritrea, adesso sono un po' francese, un po' romana, un po' Eritrea. Quindi quando dico noi, pensate, decifrate, decodificate voi insomma la situazione. Ma all'epoca ero decisamente Eritrea, dicevo io sono Eritrea. E i giovani mi dicevano: ma da che parte del mondo si trova i giovani? Non è colpa loro, eh? Nei libri di testo andate a verificare, c'è quel trafiletto che si capisce appena appena. C'è un tabù su questa faccenda. E invece gli anziani mi cantavano la faccetta nera. E lo sapete perché la faccetta nera è stata creata? Perché la gente, gli italiani, non volevano andare in Africa per la campagna del colonialismo. E siccome i politici hanno capito le loro debolezze verso le donne, per invogliarli un po', provocando questa bellezza abissina, hanno cantato la faccetta nera. Attenzione però, la faccetta nera ha funzionato solo fino al 1938, perché con le leggi razziali contraddiva la situazione. Allora è stata proibita. Lo sapevate questo? Le leggi razziali? Noi spesso quando si parla degli ebrei attacchiamo sempre Hitler, eccetera, ma non facciamo l'autocritica abbastanza. È ora di spolverare anche il colonialismo, perché se non vogliamo altri nuovi mostri Hitler qua o altrove, dobbiamo fare i conti con la nostra storia. Adesso vi racconto però, attraverso un aulo, cosa è successo in Eritrea durante il colonialismo. C'è una tradizione eritrea, che anche in Italia, soprattutto in Toscana, benigno l'ho visto fare, anche a Roma ci sono le pasquinate, però le pasquinate, come lo sapete, sono scritte, non sono cantate. Invece in Eritrea c'è la tradizione di dire tutto. Immaginiamo che questa sera qualcuno, forse scontento delle mie parole, fossimo in Eritrea, che avrebbe detto? Aulò, 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 aulò! Che vuol dire? Ascoltatemi, ho una comunicazione pubblica da farvi. E chi risponde? Cari miei, è il più anziano che risponde. Tra l'altro, qui voglio un po' sottolineare, l'anziano è dei viventi il più rispettato. Pensate, mio nonno che era sacerdote, per fortuna sono copta e si sposano i copti, se no non sarei nata, no? E baciavo prima i piedi, poi le ginocchia, poi le mani, poi dicevo buongiorno, guai a me, se arrivavo e dicevo buongiorno, guai a me. Allora, il più anziano che è rispettato si sente onorato. Se per esempio non c'è quel complesso che sento in Europa qui con l'età, no? Con la morte, con l'età, è proprio un rapporto difficile che c'è in Europa. Se un anziano gli chiedete quanti anni hai e se lo sa esattamente, dice 70 anni suonati. E qui sento, alle signore non si chiede l'età, ma perché tutto sto complesso verso l'età? Io penso che sia proprio legato, se sbaglio correggetemi, al rapporto col tempo che c'è uno. Qui corri, corri, sapete che si dice in Africa? Noi abbiamo il tempo e gli europei l'orologio. E corri, 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 il tempo scappa, poi le rughe arrivano, la vita non si è goduta e alla fine diventa complesso.
Invece il tempo in Africa è talmente vissuto succhiato nella vecchiaia. Quando mio nonno è morto, si è fatto festa, non si dice neanche morto, si dice si riposa. Mentre una giovane che non ha avuto figli, se muore, si dice è stata falciata dalla vita. Quindi è una cosa drammatica. Ma un anziano che è nato, è cresciuto, ha visto i nipoti, ma che vuole? Basta, ciao, addio. Cioè c'è un rapporto proprio tranquillo. E in questi casi, quando uno dice aulò, aulò, il permesso viene dal più anziano del gruppo, proprio in forma di rispetto. Allora l'anziano gli risponde al habbo habbo, aulò, aulò, che ha detto, dicendo habbo habbo, che vuol dire? Ti do la parola, puoi parlare a chi beve, canta, balla, se è matrimonio, se è funerale, si piange, dipende dalla situazione. Se è vecchio non è insomma così drammatico, ma se è giovane si piange forte, forte, forte. Allora per dire calmatevi, c'è una comunicazione ufficiale che dobbiamo ascoltare tutti, la parola a chi ha chiesto. Attenzione però, le sue idee mica li dice in prosa come qua. Le dice, e poi siamo 99% di analfabeti, a memoria compone una rima e in rima dice le sue idee. Immaginiamo stasera che qualcuno è scontento delle mie parole, dice ma Ripka che stai raccontando, eccetera, eccetera, la sua rima. Se io non sono contenta dell'accusa che mi viene o della lode esagerata, può essere anche una lode, allora rispondo anch'io in rima, a condizione che rispondo in rima. Se non rispondo, sono dolori, perché vuol dire che quella persona ha ragione e devo portare le mie scuse. Quando Mussolini nel 1938 pubblicamente ha dichiarato, diciamo, le leggi razziali in Italia, un nostro parente al quale è stato tradotto il contenuto del suo discorso, del discorso di Mussolini, ha fatto un aulò, che però purtroppo Mussolini non conosceva Tigrino, non ha risposto. È una causa persa, e ha composto questa poesia. Aulohuvil aulohon godgudo Mussolini kabd zareb gado. Aulohuvil aulohon godgudo Mariam saikuni saikuni tigabrillay doqitisini. Shimbayna ayin khali utkhoni zitta almenagar tibittini kum bishtato dalla khabalasso, kum bishtato dalla khabalasso. Yeri enna habisha khorso. Come al solito la traduzione è deludente, però fa niente. Aulo, aulo. Voglio dire un aulò potente quanto il tuono, poiché Mussolini dice tante cose assurde. Voglio dire un aulò potente quanto il tuono. O Vergine Maria, se sarai con me, sono sicuro che verrai in mio aiuto, poiché hai il potere di disfare il progetto umano. O Palazzia Smarini, o Palazzia Smarini, speriamo che sarete occupati da noi abissini, perché c'era la segregazione razziale. Agli Eritrei era proibito, come nell'apartheid del Sudafrica, era proibito andare al centro, era solo per gli italiani. Mussolini ha rovinato il grande amore che era nato, malgrado il colonialismo, malgrado tutto, tra i due popoli, come vedrete adesso dalle poesie. Io non avrei mai pensato che c'erano anche cose belle per gli italiani nelle aulò dette dagli Eritrei. Pensavo che tutto avrei trovato cose negative. Però prima di leggervi le poesie, le aulò dedicate agli italiani, del colonialismo italiano, vorrei raccontarvi una storiella che è molto importante per farvi capire che cultura uno porta dietro a sé quando viene qua. Una volta in Eritrea, cioè l'immortalità si ottiene in due modi, con la continuità dei figli e con la memoria. La memoria si cercava di tenerla con le rime che si raccontano durante, per esempio, i funerali, se un personaggio era importante per il pubblico, si dicevano rime a suo onore e quelle rime si tramandavano. Io ho una poesia che risale a 150 anni addietro, perché prima del colonialismo italiano, quindi, è successo questo, che siccome c'è la tradizione di dire tutto in rima, un grande poeta eritreo ha accusato l'ingiustizia di un potente
pubblicamente. E questo per vendicarsi ha preso la sua mucca e l'ha mangiata. Ma questo qua non era contento e poi è morto. Questo potente uomo è morto e tutto il villaggio ha chiamato questo personaggio per tutti i poeti dall'Eritrea per dedicare una poesia almeno da tramandare in modo che diventi immortale nel suo villaggio. Solo questo grande poeta, che era offeso dalla sua, dal suo trattamento, gli ha detto: io né oggi né domani a te dedicherò una poesia. Ma attenzione, il morto però è il morto importante, nel senso i vivi avevano il dovere di pulire i peccati, un mondo perché sta per entrare nel mondo sacro degli antenati. Hanno scoperto perché non gli voleva dedicare una poesia a lui, per il motivo che vi dicevo prima, perché gli ha mangiato, l'ha combinato, diciamo, l'ha trattato male, per vendetta, non meriti di essere tramandato in memoria perché non sei persona decente, però poi i vivi dovevano compensarlo, hanno fatto colletta e gli hanno dato due mucche per il torto che ha subito, per pulire il peccato del morto. Lui ha detto no, lui mi ha preso solo una mucca, quindi non voglio. Quindi una volta purificato dai vivi il peccato del morto, volevano anche celebrare come Dio vuole a questo potente personaggio che per il pubblico aveva fatto anche delle belle cose. E quindi hanno fatto un simbolico funerale e a questo secondo funerale il poeta che ha fatto pace, che ha avuto la sua mucca, gli ha dedicato questa poesia. E ha 150 anni di come storia è dietro. 150 anni fa è successo e mi è stata raccontata nel 2001, pensate, la memoria quindi si mantiene. Sei maestoso quanto la montagna di Saim, con una gomitata fai saltare tutti in aria. Sei grande quanto la montagna di Meshamati, un diavolo quando miri la fronte dei nemici, dolce come le fate notturne quando canti. Sei gigante quanto la montagna di Dalek, con una spada metti sotto 1000 combattenti. Oh, tu la vetta della nostra terra, ora che te ne sei andato, come faranno tutti a continuare il cammino, come faranno a scendere e salire nelle difficoltà quotidiane. Ecco, questa società che puliva anche i peccati dei morti, penso a qualcosa da dirci a tutti questi in Italia che succedono dopo 15 anni, non c'è giudizio, a queste bombe a Bologna cadute, ancora non si sa il colpevole. Penso che questa società dalla quale solo arrivano delle immagini stereotipate, qualcosa abbiamo da imparare. Grazie. Grazie. Che dicevano gli eritrei nelle loro aule sugli italiani? Sentite allora, queste sono un po' divertenti. Intanto il detto eritreo dice: gli italiani ci dicevano mangiate e non parlate, perché chi osava dire contro di loro finiva a Nahola, un lager da dove non si tornava più. Non ho tempo, vi avrei raccontato anche una bella storia, però io non ho l'abitudine di sforare i miei tempi per essere breve anche per chiudere, quindi salto queste cose sperando che avremo un'altra occasione di incontrarci. E gli italiani ci dicevano mangiate e non parlate, gli inglesi parlate e non mangiate, perché si sono presi tutto quello che hanno lasciato gli italiani, e gli etiopi non mangiate e non parlate, perché loro addirittura ci hanno impedito pure la nostra lingua, quindi è stato sempre peggio, cari miei, speriamo che un tempo verrà un tempo migliore. Allora, una signora che non aveva mai visto una poetessa, è l'unica poetessa che ho trovato nelle mie ricerche, che non aveva mai visto l'aereo prima, quando ho visto con gli italiani arrivare l'aereo, questo ha detto: stanno sfidando Dio, questi qua non sono umani, guardate il suo sgomento. Visto che il cielo è diventato un viale, visto che il cielo è diventato un viale, Rassium, diciamo il potente uomo locale, l'indiscusso capo etiope scappato a salvare la sua pelle, a questo punto
non si sa neanche il destino dell'onnipotente creatore, dice questa poetessa. L'altro dice per gli italiani: come si sta bene colonizzati dagli italiani? Pasta a chi ha fame, vino a chi ha sete, niente più da fare a voi nobili dello Shoah, niente più da fare a voi nobili del Wollo, niente più da fare a voi nobili del Gojam. L'indiscusso Mussolini vi ha sconfitti in piedi, quindi aveva terrorizzato gli etiopi. Allora, e uno dice questo: tanti ci hanno colonizzato, è un eritreo stavolta, solo dagli italiani ci sono rimaste cose buone, hanno scavato i pozzi, costruito palazzi, le ville e le strade, sono tutte italiane. Gli italiani sono stati i migliori colonizzatori, gli italiani sono stati i nostri amici che ci hanno aiutato a migliorare la nostra condizione. Gli altri che ci hanno colonizzato ci hanno espropriato tutto, introvabile persino il semplice ferro italiano. Per la nostra mancanza di istruzione siamo stati incapaci a difendere e rimpiangiamo gli italiani. Cari italiani, lunga vita e salute per tutti, poiché siete stati le nuvole di gioia per gli eritrei. Però quest'uomo non sapeva una cosa, che il ministro della pubblica istruzione, Ferdinando Martini, che ha governato l'Eritrea dal 1897 al 1907, nel mio libro Il cittadino che non c'è, c'è nella prefazione, ho citato da Del Bocca, storico, bravo storico, diceva: ai negri nessuna istruzione, finché lui è stato ed era ministro della pubblica istruzione italiana, attenzione, ha detto ai negri nessuna scuola, quindi questo poeta non sapeva questo dettaglio, quindi ha lodato, però è vero che le strade tutte sono italiane, solo per le poesie. Allora, io adesso voglio leggervi alcune poesie mie. Nel frattempo siamo diventati italiani, però tutti mi chiedono: da dove vieni ancora? Che dobbiamo fare? Aiutatemi a dire che ci sono nuovi cittadini ovunque andate, perché cominciamo a scrivere anche poesie in italiano, che va bene, per la qualità artistica lasciamo perdere, però facciamo vedere quanto amiamo questa terra e quanto ci sentiamo di casa. Però gli altri ancora non hanno preso coscienza. Vorrei che ci aiutate voi. Cara penna, vieni e suona le linee nanne di armonia e pace. Segno del sogno, braccio del canto, testimone della vita, ombra del corpo e anima. Vieni le sere a cantarmi melodie che fanno sognare mondi senza confine. L'oasi. Lungo il viaggio alla fontana del canto, nonno sicomoro mi cullò coi profumati cori secolari che fecero crescere i miei avi. Protetta dal sicomoro, canta storie del passato mistero. Nel cammino e nell'esilio canto l'immensità nell'oasi della scrittura. Adesso vi leggo per saltare due cose, tre poesie e basta. Una dedicata a mia figlia. Una dedicata all'Africa. È una dedicata alle donne in generale, perché per me quello che è successo a Dubrovska non è una cosa normale. Sara, a un anno, disse: dammi alla candida luna, a 7. Si potrebbe costruire le scale per salire le stelle? Prima, dove Dio viveva. Prima, cosa c'era? Un giorno il mondo finirà? Bella mia, le dissi, da anni chiudendo gli occhi provo ad immaginarmi. Ora che sei arrivata, aiutami tu a capire cosa ci fosse prima. Non ho risposte. Grazie.
E a Teatro Dubrovska è successa una cosa contro natura. Le donne noi dovremmo essere solo promotrici di pace, non di bombe. Teatro Dubrovska. Sui divani rossi del teatro, donne in nero portano bombe nel grembo. Delicate mani incrociate sugli schienali rossi non cullano bambini ceceni. Le donne del teatro che portavano bombe nel grembo hanno partorito un immane disastro. Le donne in nero, dal sonno privo di sogno, in silenzio come se niente fosse, sono svanite nel nulla con i bimbi di Beslan. Adesso una poesia di nostalgia che si intitola Illusione, per chiudere. I miei minuti sono scaduti. Per chiudere Illusione abbiamo: sola, seduta sulla panchina romana, mi carezza un'aria calda africana. Vedo la savana, il regno della candida luna. Sento i leoni, il ritmico ballo dei fiumi. Melodiosi canti aromatizzati dai sonori trilli delle mie madri. Mi alzo, versando lacrime calde di solitudine. Grazie. 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 Erbar Carolo va contro corrente e quando canta l'eco si risente. Se è vero fiume che tu dai la pace, fiume boiaccia fai e la trova. Non mi ricordassi mai come va a finire una canzone. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Era bagnato fradicio e coperto di fango. Aveva fame e freddo ed era lontano 50.000 anni luce da casa. Un sole straniero gettava una gelida luce azzurra e la gravità, doppia di quella a cui era abituato, faceva ad ogni movimento un'agonia di fatica. Dopo decine di migliaia di anni,
quell'angolo di guerra non era cambiato. Era comodo per quelli dell'aviazione, con le loro astronavi tirate a lucido e le loro superarmi. Ma quando si arrivava al dunque, toccava ancora il soldato di terra, prendere la posizione e tenerla con il sangue. Come in questo maledetto pianeta di una stella mai sentita nominare, finché non ci eravamo sbarcati. E adesso era solo sacro, perché c'era arrivato anche il nemico, sì, il nemico. L'unica altra razza intelligente della galassia, crudeli, schifosi, ripugnanti mostri. Il primo contatto era avvenuto vicino al centro della galassia, dopo la lenta e difficile conquista di qualche migliaio di pianeti. Ed era stata la guerra, subito. Quelli avevano cominciato a sparare senza neppure tentare un accordo, una soluzione pacifica. E adesso, pianeta per pianeta, bisognava combattere coi denti e con le unghie. Era bagnato fradicio e coperto di fango. Aveva fame e freddo. E il giorno era livido e spazzato da un vento violento che gli faceva male agli occhi. Ma i nemici tentavano di infiltrarsi e ogni posizione era vitale. Stava allerta, il fucile pronto. Era lontano 50.000 anni luce dalla patria, a combattere su un mondo straniero e a chiedersi se ce l'avrebbe mai fatta a riportare a casa la pelle. Allora vide uno di loro strisciare verso di lui. Prese la mira e fece fuoco. Il nemico emise quel verso strano, agghiacciante, che tutti loro facevano. Poi non si mosse più. Il verso e la vista del cadavere lo fecero rabbrividire. Questo è un breve racconto di Frederick Brown. Si intitola La Sentinella. Non è finito, mancano 3 righe. Chi non lo conosce resterà sorpreso di come si conclude. Molti con il passare del tempo si erano abituati, non ci facevano più caso. Ma lui no. Erano creature troppo schifose, con solo 2 braccia e 2 gambe, e con quella pelle d'un bianco nauseante e senza squame. Il nemico siamo noi, allo sguardo degli altri. La sentinella di questo racconto, noi siamo l'unica altra razza intelligente della galassia, schifosi, ripugnanti mostri. Quelli che cominciano a sparare senza neppure tentare un accordo, una soluzione pacifica. Vi riconoscete? Fantascienza o il mondo in cui viviamo? Quelli che cominciano a sparare senza neppure tentare un accordo. Quelli che bruciano le streghe. Quelli che hanno sterminato i Pelle Rossa. Quelli che Dio è dalla nostra parte. Avete mai letto Cuore di Tenebra? Kurz conclude il suo saggio sulla missione civilizzatrice della razza bianca fra i selvaggi d'Africa, così. Sterminate quelle bestie! Mi chiamo Daniele Barbieri, 58 anni, sono nato a Roma da genitori italiani. Mi chiamo Hamid Barole Abdou, 54 anni, sono nato ad Asmara e dal 1974 sono in Italia. Se sono nato a Roma da genitori italiani, devo essere italiano, o forse no, magari sono un extraterrestre.
Forse mentre viaggiavo nello spazio l'astronave si è guastata e mi sono dovuto fermare fra voi. Io sono nato in Eritrea, ma mi hanno dato il passaporto italiano. Però, quando mi ferma la polizia, e mi ferma spesso, chissà come mai, mi chiedono sempre il permesso di soggiorno. Un italiano in Italia, fermato dalla polizia italiana, deve avere il permesso di soggiorno? O forse dipende da questo colore della pelle, così nero, scuro, sporco? Nego di merda! Latoni, proci, bruni, tane come tutte le donne, figli di Troia, italiani di merda mafiosi, morti ebrei, terroni, zingari. Daniele Barbieri. Razza terrestre, forse. Hamid Barole, razza terrestre, forse. Un po' di tempo fa ho comprato una maglietta. C'è una lente di ingrandimento e la scritta «Visto da vicino, nessuno è normale». Voi che ne dite? Normale? Lui è normale, con quella pelle scura come la notte. Ehi, sei normale tu, con quella pelle bianchiccia e senza squame. Liz, in seconda fila. Guardate il vostro vicino, è un albanese, un handicappato, una lesbica ebrea tifosa del Cesena. Hitler diceva, decido io chi è ebreo. Io sono Hamid Barole, passaporto italiano e pelle nera. Mai stato un clandestino. Eppure ho scritto un libro intitolato Sogni e incubi di un clandestino. Ho il dovere morale di denunciare le ingiustizie che altri esseri umani patiscono. Mi piace quello che ha scritto Aimé Césaire, un poeta delle Antille, ascoltate. Soprattutto mio corpo e anche tu, anima mia, state attenti a non incrociare le braccia nell'atteggiamento sterile dello spettatore, perché la vita non è spettacolo, perché un oceano di dolore non è un palcoscenico, perché un uomo che grida e urla non è un orso che balla. Io sono Daniele Barbieri, nato qui. Un giorno, ad agosto, ero su una spiaggia. Con la coda dell'occhio noto un ragazzo che gioca a pallone. Corre, salta, poi lo sento dire agli amici, vado a fare un bagno. Con sorpresa, lo posso dire, con un certo panico lo vedo svitarsi una gamba prima di immergersi in acqua. Che c'è di strano? Non lontano da qui, a Vigorso di Budrio, vicino qua, c'è un posto fantastico dove fanno le gambe, le braccia artificiali. Qual è il problema? Queste meraviglie devono essere messe a disposizione di tutti, non solo del ricco occidente. Ma se hai un pezzo artificiale, qual è il problema, fratello? Cosa c'è di strano? Ah, per me nessuno. Però per molti, molti pensano che se uno ha dentro il proprio corpo qualcosa del metallo, qualcosa di elettronico, allora non è umano. Chi sbava non è umano. Allah è con me, dice Bin Laden. Dio è dalla mia parte, dice Bush. Un tipo famoso diceva, contro la stupidità umana, neanche gli dèi possono far nulla.
Recentemente ho letto un libro. Adesso me lo sono portato con me. Si chiama Intelligenza e pregiudizio. Le pretese scientifiche del razzismo. Guarda qui, è qui. Lo ha scritto un tipo che si chiama Gold. Mi ha davvero aperto gli occhi. C'è un medico americano, Cartwright, e insomma non importa il nome, è uno dei tanti. Siamo nell'Ottocento e si parla di liberare gli schiavi. Allora lui, senti, cosa si inventa? È la difettosa atmosferizzazione del sangue la vera causa di quella degradazione di mente che ha reso la gente d'Africa incapace di prendersi cura di se stessi. Cavolo! Aspetta, non ho finito. Quel tipo, Cartwright, diede un nome, disestesia. Insomma, essere nero è una malattia dovuta ad insufficienza respiratoria, capisci? Dimmi tu, James Brown, come fai a cantare così? Sarà un difetto di respirazione. Ehi, tartufone, stai attento, non ho finito. Ascolta bene i sintomi della malattia. Quando è condotto al lavoro, il negro assolve al compito in maniera precipitosa, rovinando tutto quello che trova. Povero padrone. Anche l'insensibilità al dolore, dice quel Cartwright, è sintomo della malattia. Senti qua. Quando lo sfortunato individuo è punito, non sente dolore alcuno, né alcun insolito risentimento al di là di uno stupido malumore. In alcuni casi sembra esserci una perdita quasi totale di coscienza. Ma Cartwright propone una cura. Sant'uomo. Ecco la frase esatta, ascolta bene. Il fegato, la pelle e i reni dovrebbero essere stimolati all'attività per aiutare la decarbonizzazione del sangue. Il mezzo migliore per stimolare la pelle è, primo, avere il paziente ben lavato. Magari con la varichina. Secondo, cospargerlo con olio che va fatto assorbire colpendo. Colpendo? Colpendo il corpo con una cinghia di pelle. Terzo, impegnare poi il paziente. Paziente? In qualche genere di lavoro duro che lo costringe ad allargare i polmoni. Sempre per il suo bene, ovvio. Conosci questo gioco? No. Mi insegni? È un gioco famoso in tutta l'Africa. Anche in Asia. 24 nella buca. Poi si muove così. L'obiettivo è prenderle nel campo avversario quando ne rimane una sola alla fine. Come va a finire? Vabbè, è lungo, poi te lo insegno.
piacciono i giochi dello zen? Sì, sì, mi piacciono. Questo gran medico scopre un'altra malattia. Si domanda perché gli schiavi provino spesso a fuggire. Già, perché è strano, no? E lui identifica la causa in un disturbo mentale, chiamato drappetomania, cioè il folle desiderio di fuggire. Ma per fortuna i padroni... Bianchi, naturalmente. Sono buoni. Ecco cosa ha scritto quel Cartwright lì. Come i bambini, i negri sono costretti da immutabili leggi fisiologiche ad amare chi li sovrasta per autorità. Quindi, per una legge della sua natura, il negro non può fare a meno di amare un padrone gentile, come il bambino non può fare a meno di amare colei che lo allatta. Esistono padroni gentili? Non si finisce mai di imparare a questo mondo. Ci sediamo un po', io sono stanco, stavo tutto il giorno ci sto, a lavorare. Ci sto. Vabbè, però quella roba che ti ho letto prima è del 1800, sai, una cosa vecchia. Mi sa che tu non senti mai parlare qualcuno della Lega Nord o va in certi bar, eh? Non è mica tanto 1800, eh? Vabbè, ma in quel libro lì ci stanno solo le stronzate di quel tipo, là, Cartwright? No, c'è l'italiano, Lombroso, uno scienziato, un progressista, un socialista. Lo sai? Sentivo nominare. Oltre ad individuare i criminali dal cranio, dalla fronte, Lombroso ti spiega come fai a distinguere una donna onesta da una prostituta. Cavolo, e come si fa? È abbastanza semplice, dice Lombroso. Bisogna guardare l'attaccatura delle dita del piede. Vabbè, senti, adesso ti parlo io di un libro, posso? Ma c'entra con qualcosa di cui stiamo ragionando? Sì, no, cioè di che cosa stiamo ragionando esattamente? Di alieni, di chi è umano, di chi non lo è, di razzismi, delle differenze, delle scimmie verdi. Scimmie verdi? Ora ti spiego. No, uomo, tu parli troppo. Ascolta me adesso. Gli alieni, le razze, va bene. Ho letto anch'io un libro. Ora lo trovo, eh. Ma leggi molto? Ah, ho capito. Tu sei uno di quello che dice tu, negro, leggi troppo, sta attento che ti fa male, eh. Sai leggere, negro, eh? No, non volevo offenderti, scusa, non intendevo offenderti, no, prosegui. Io, povero negro, buona, ma io non sapere leggere, ma essere tanto buono. Ricordati che l'Homo sapiens è nato in Africa. E io ho pure due lauree, anche se non è che mi servono molto per fare il muratore nei cantieri. Ricordatelo magari, eh. Dai, dimmi di quel libro che hai letto. Vabbè, allora, La pelle giusta, di un'italiana, Paola Tabet, di Pisa, editore Einaudi, è uscito nel 97, ma io l'ho preso su una bancherella perché costava meno, i libri costano un po' troppo. Allora, questa tipa brava ha guardato 7.000
temi di ragazzini delle elementari e delle medie, fra i 7 e i 13 anni, sul razzismo. Lombardia, Piemonte, Veneto, Marche, Emilia Romagna, e poi giù Calabria, Sicilia, Sardegna, 424 classi. Beh, come si fa secondo te perché i ragazzi dicono quello che pensano e non quello che l'insegnante vuole sentirsi dire? Come si fa? Si mettono i microfoni come fanno le iene in televisione? Ma voilà! No, si gira intorno al problema. Invece di chiedere, ehi tu, che ne pensi del razzismo? Si dà il tema, la mia vita in Africa. Oppure, arrivano gli extraterrestri, come descriverebbero i bianchi e i neri? E che scrivono questi pupi? Senti qua, terza elementare a Fiumicino, vicino a Roma. Se i miei genitori fossero neri, io proverei un calore dentro come fossi tutto infuocato. Ma che scotto io? Non lo so. Ti sembra che scotto? Tocca. Ti sembra che scotto? No, non lo so. Non lo so. Tocca. Non lo so. Non hai mai toccato un nero? No. Mai toccato un nero? No. Mai? Ma che pensi che io faccia il dermatologo come professione? No, vabbè. Ma solo no, sai dire. Non hai mai toccato un nero? No. Un indiano? Neppure. Un cinese? Neppure, ma sei ammattito, ma io faccio il toccatore di professione. Però, se arriva Naomi Campbell e ti dice, scusi, mi darebbe una grattatina qui sulla scapola? Tu che cosa fai? A Naomi Campbell, la scapola, sono scapola anch'io. Campbell sì, di la verità, ti piacciono le donne nere perché sono sensuali, però gli uomini neri ti fanno un po' paura perché corre voce che hanno il pisello più grande. Ma dai, sono stupidaggini, ma cosa dici? Sicuro? Sicurissimo. Sicuro? Sicuro. Vuoi verificare? Ma sei tutto scemo, dai. Continua con quel libro lì, semmai. Quale libro? I ragazzini, no? Il libro. Vabbè. Torino, seconda media. Come ho già detto, i miei genitori sono bianchi, ma, per stare al tema, se fossero neri li disprezzerei e cercherei di non credere a questo fatto negandone la verità. Ancora, senti questo bel pupotto in quinta elementare a Roma, ha fatto un tema lunghissimo. Siamo tutti uomini, ci sono quelli di colore nero e bianco. Non tanto facilmente si riesce a trovare uomini di colore nero. Questi vivono in America, in Africa e in Albania. Noi bianchi ci troviamo in tutte le parti del mondo. Sempre lui, il ragazzino di prima. Da 4 giorni gli albanesi sono sbarcati per cercare fortuna in Italia. La città ha tanta paura di questi negri che rubano. Negri? Negri. Allora tutta la città si vuota. Ma mi sa che questo ragazzino da grande farà il giornalista. Mi sa anche a me, sai, mortacci di Pippo. Dai, leggi ancora qualcosa. No, basta. È quasi tutto così il libro. Una grande tristezza. Ma tu sei davvero scapolo? Magari c'hai 2 o 3 mogli, un sacco di amanti. No, sono solo come un cane. Thank you.
ho una moglie sola, anche troppo, eh. Ho una figlia che ora ha 13 anni, una fatica per farle venire in Italia, ricongiungimento familiare, sai questa storia. Adesso mia figlia non vuole portare il chador a scuola e io non so che fare, che devo fare? La devo togliere, la devo lasciare, non lo so. Tu hai dei figli, ti obbediscono i tuoi figli? Scusa, te l'ho già detto, io sono solo, non ho figli. Però ovvio che mi piacerebbe avere una famiglia allargata come in certi paesi africani. Ah, interessante, ma allora non sei un razzista. Te l'ho già detto, a Naomi per esempio la gratterei ben volentieri. E dai, con Naomi, e a Nelson Mandela gliela gratteresti la scapola? Che c'entra? È un uomo lui, a me non piacciono, però per Mandela potrei fare anche un'eccezione. Davvero gli direi, Nelson, tu sei un eroe, puoi chiedermi tutto, anche di grattarti. Era un eroe Nelson Mandela, adesso fa la pubblicità alla Telecom. Madonna, sei sempre polemico, non ti accontenti mai. Come no, non mi accontento mai, guarda, faccio il muratore. Lavoro nero, ma tanto sono nero, eh? Tutta la vita in cantieri di merda. Prima vendevo gli accendini, poi le rose. Ma io sono uno che non si accontenta e quindi ho fatto carriera. Tutto il giorno arrampicato. Se entro in libreria, mi guardano strano. Se mi seguo al cinema, c'è sempre qualcuno che si alza perché sono un po' troppo abbronzato. Ma almeno ti pagano bene? Intendo dire affari di muratore. Come no? A volte pagano bene se non ci lascio la pelle. Sai com'era quella canzone, no? No. Vorrei la pelle nera. Il problema è che io non sono James Brown. Comunque la pelle nera ce l'ho già, quindi. Forse il problema è questo, che non ho la pelle giusta, come dice questo libro. Ho la pelle sbagliata. Ma hai venduto anche pure i fiori? Mai visto un nero vendere fiori? Di solito sono i cingalesi, i zingari che vendono i fiori. Ma tu secondo me sei un dermatologo, perché riconosci gli zingari, i rom dai cingalesi? Neanche i poliziotti ci azzeccano mai, ma come fai? Vabbè, prendi pure per il culo, però è buffo vedere un nero che vende rose in giro, dai. Però ci sono, e tante rose arrivano dal Kenya, lo sai? Tante. Accendini, avari vetri, rosso vai, verde scappa, rosso vai, verde scappa. Le mie gambe non reggevano più le corse con le auto. Le rose, ma un po' meglio, però con la crisi che c'è in giro, le coppie non vanno più al ristorante, si prendono la pizza da sporto. Poi sai quante volte mettevo il piede oltre la soglia del ristorante e già c'era qualcuno che mi buttava fuori. Quante volte mi sono ritrovato col culo per terra. Ti posso dire una storia triste anch'io? E tanto oggi è tutta un'allegria, vai. No, perché prima dicevi il Kenya. Beh, una mia amica, si chiama Agnese,
Da poco tempo fai andata lì un po' per vacanza, un po' per aiutare un missionario che aiuta i ragazzi di strada. Brava ragazza l'amica tua. Eppure il missionario è bravo. Dipende, alcuni sono bravi, altri meno. Io non ho mai capito quelli che pensano solo a Dio, quelli che pensano alla gente. Vabbè, dai. Ogni modo la mia amica incontra un sacco di europei, tantissimi italiani. Chiede al prete, padre Marino mi sembra che si chiami, ma vengono qui tutti questi europei per vedere i parchi naturali o cosa? E lui ha risposto da brividi, turismo sessuale con minorenni. Mia figlia, ti ricordi quella che non vuole portare il chador? Sì. Però è una sveglia. Lei dice che nel tempo libero, che poi chissà qual è il tempo libero che ho, vabbè, dovrei fare come mio cugino che al sindacato aiuta gli immigrati. E cosa ti racconta questo tuo cugino? Ah, tutte storie tristi, guarda, non ne voglio parlare. Una, te ne dico una sola. Una coppia di immigrati da tanti anni in Italia, ormai sono vecchi, vogliono tornare a casa e i figli dicono no, noi non vogliamo emigrare, capito? I figli dicono non vogliamo emigrare perché loro si sentono italiani e forse lo sono? Voi che dite, lo sono? Mi prende certe volte e mi mette a ballare per strada. Vedo che qualcuno mi guarda pure male. Cammino così, quando incontro qualcuno lo scarto. L'altro giorno una signora le ho fatto così, si è messa paura. Secondo te ha fatto bene a mettersi paura? Se leggi il resto del Carlino è normale. Sei bianchiccio, però le cose le capisci, eh. Bravo. Va bene. Allora, visto che sei sveglio, anche se sei bianchiccio e senza squame, ti svelo un segreto. Io non solo leggo, ma scrivo anche. Ho scritto un libro di poesie. Ma dai. Ne vuoi sentire una? Sì. Si intitola Seppellite la mia pelle in Africa. Venni in Italia minorenne, lavorai come serva per 30 anni presso una famiglia benestante. Il primo aneddoto che mi dissero, il lavoro mobilita l'uomo e per la donna valeva il doppio sforzo. Lavorai per anni e anni, feci nascere bambini da mamma e da badante e quelli che furono bambini adesso sono ormai grandi e adulti. Si vantano con gli amici di possedere la domestica, anzi la nostra colf è il termine più usato. Lavorai per lunghi anni senza conoscere una buona paga, schiavitù a basso costo. Vuoi sentire ancora? Sì. Preparai valigie infinite, vacanze costose nei mari lontani, bella vita dei miei padroni, dire signori è servito tutti i giorni, ospiti che non conoscono grazie, tutto gli è dovuto con presunzione.
se sapessi scrivere per raccontare cose belle sentite e ammirate come spettatrice di cose mai viste, mai provate. Ascolta, finisce così. Sono ormai inabile al lavoro. Non posso chiedere la pensione. Vedo il mio destino sospeso nel burrone. Una caduta che vorrei evitare. Piuttosto vi supplico di mandarmi a casa. Prima di morire sola e indifesa. Il mio desiderio è tornare sana nella mia terra d'origine, così come sono arrivata. Prima che mi abbandoni la voce, vi affido il mio ultimo testamento. Seppellite la mia pelle in Africa. Davvero bella. Triste, ma veramente bella. Grazie, merci, sucran, thank you. No, sono io che ti devo ringraziare. Fra poco vado via, è l'ora della preghiera. Io non sono un, come si dice in italiano, che non mi ricordo mai? Praticante, fedele, osservante. Quella roba lì. Io non sono un bravo musulmano. Però le preghiere le dico, e il Ramadan sempre. Mettiamo via le sedie, va. Saluto, ma dobbiamo rivederci perché ci sono delle cose che mi hanno incuriosito. Però prima di andare via una cosa me la devi dire. Che cosa sono le scimmie verdi? Si tratta di fantascienza. A me piace tanto la fantascienza. Tanti anni fa ho letto un libro di un tipo, uno scrittore appassionato di fantascienza che si chiama Sturgeon. Il titolo del libro è Amore con una scimmia verde. Perché la protagonista è una scimmia verde? No, no, non è così. Non è una vera scimmia, non è una scimmia verde. Uno dei protagonisti è un diverso, un perseguitato. Allora il tipo che lo vuole aiutare, ma poi si scoprirà che invece non capisce proprio niente. Vabbè, succede spesso nei romanzi, anche nella vita. Vabbè, comunque il tipo che crede di sapere tutto ha una teoria sulle scimmie verdi. Cioè? Senti, se prendi una scimmia nella giungla e la dipingi di verde, tutte le altre scimmie la faranno a pezzi, perché è diversa, capisci? Non è pericolosa, ma soltanto diversa. Temo che questo tipo abbia un po' ragione, no? È il capro espiatorio, sai? Quello che facevano i nazisti con gli ebrei. E come i palestinesi per gli israeliani. E se io ti dicessi come gli immigrati per quelli che non hanno il coraggio di prendersela con i padroni che li sfruttano? Forse sì, Hamid. Mi sa che hai ragione. Gli immigrati sono il bersaglio per quelli che hanno paura di tutto o che sono trattati male, frustrati, allora cercano di vendicarsi sulle persone deboli. Logica del cazzo. L'hai detto. Il termine è brutto, ma è proprio giusto. Una logica del cazzo. Fratello, allora io sono una scimmia verde. Ascolta, posso chiamarti fratello anch'io? Certo. Allora, qui in Italia la scimmia verde sei tu, ma in un altro contesto la scimmia verde sarei io. Quindi ognuno può essere una scimmia verde.
Oh, io penso di sì. E adesso che lo sappiamo, questo ci può aiutare? Sì, può aiutare a confrontarsi. Adesso? Ne parliamo adesso? Anche adesso, perché no? Ci piacerebbe discuterne con voi, se avete voglia. Anche adesso. E anche con Ripka. Grazie. Grazie.